Mister, un grande inizio, poi quest'1-2 che ha indirizzato la partita. Sì, è un inizio buono, nessuno si aspettava poi un cambiamento così radicale dopo i primi 15 minuti. Abbiamo avuto due o tre situazioni importanti, ma abbiamo sfruttate un rimpallo, un rigore ingenuo e ha cambiato la partita. Lì ci siamo persi però, perché arrivare alla fine del primo tempo non abbiamo saputo reagire se non una palla importante, Candellone solo davanti al portiere, però abbiamo fatto meno bene. Secondo tempo cuore, grinta, volontà. Ci abbiamo provato, abbiamo trovato uno, nel finale abbiamo avuto anche l'occasione del pareggio. Però peccato, questo è il calcio. Abbiamo sbagliato all'inizio a non fare gol, abbiamo regalato, ci siamo disuniti quando abbiamo subito due gol ravvicinati. Abbiamo perso questa partita. Avevi detto che sarebbe stata una partita difficile, insidiosa, e così si è rivelata. Insomma, Cosenza ha fatto la sua partita. Hanno fatto la sua partita, i meriti sono che loro, che hanno grande qualità offensiva, l'hanno fatta vedere, giocatori di qualità tecnica e velocità importanti. Mi spiace che noi però non ci siamo espressi, perlomeno se non nei primi 15 minuti, poi la volontà del secondo tempo per quello che abbiamo fatto in queste ultime partite anche qui a Trieste. C'è dispiacere, c'è anche il merito degli avversari, questi momenti dove basta poco per avere una condizione atletica non ottimale e tecnica in questo caso. Non si può dire di non averle provate tutte tra cambi, insomma, di uomini, di modulo. Hai cercato in tutti i modi di. Sì, abbiamo giocato un po' con tutti gli attaccanti a disposizione, messi anche i ruoli di mezzale, Ciurria e tutto. Ho provato prima a sistemare perché eravamo in difficoltà nel finale del primo tempo, cambiare modulo a 3-5 mettersi speculare a loro per portarla non con un risultato peggiore di come era in quel momento. E dopo ci siamo ripresi il nostro modulo che secondo me era il migliore per mettere in difficoltà, cercare di mettere in difficoltà loro. E lì abbiamo fatto una pressione continua senza rischiare nulla, questo è stato un po' merito, però c'è stata grande lucidità, loro si sono difesi con ordine, con tanto temperamento e dopo il 2-1 sinceramente ci speravo perché ce l'abbiamo messi un po' lì. Però non siamo riusciti poi nel finale a concretizzare, è arrivata la stanchezza e quando arriva quella non c'è più l'energia e la lucidità per poterla fermare. Anche gli altri risultati insegnano che la classifica in questo momento conta poco, insomma, i No, c'è valori un sono molto c'è, c'è livellati. grande, visti anche gli altri, c'è un grande rammarico che veramente oggi avrei potuto mettere una parola importante per i playoff in maniera quasi definitiva. Invece siamo tutti lì in mischia, questo dimostra proprio questi risultati di oggi, molto, forse più clamorosi di tutto da questo inizio di campionato, le difficoltà per tutti e le difficoltà secondo me anche quelle fisiche che sono quelle che poi determinano spesso e volentieri queste situazioni. E adesso si va a casa di un'altra delle squadre che sta risalendo in maniera importante. Tre vittorie di fila mi sembra, con oggi sono andati a vincere la Cittadella. Partita dura, noi dobbiamo avere però la fame, la voglia, la determinazione di riprenderci i punti perché dobbiamo farli, perché mancano ancora tre partite, 9 punti in palio, sono ancora tanti e siamo consapevoli che servirà a fare una partita al massimo delle nostre possibilità.